Sto registrando nel momento meno opportuno perché ho la video lezione aperta. Poi ho mia sorella dietro che sta ballando con la musica sparata a palla nell'altra stanza. E poi c'è mio padre e mia madre che stanno parlando. E potrebbe sentirsi qualcosa. Va bene, mi metto in survival perché dobbiamo iniziare questa nuova serie che abbiamo costruito io e il mio amico. Ci siamo messi. Allora, nell'ultimo tempo state vedendo soltanto pochi video. Perché un video al giorno, qualche volta uno a caso così? Perché sto facendo così? Perché proprio troppo stress e non ce la facevo. Quindi, ragazzi, benvenuti su due video, cioè la serie che durerà appunto due video. No, vabbè. Che figata! Allora, iniziamo a prendere questo qua. Diciamo che è un mondo che abbiamo fatto io e un mio amico, come vi ho già detto. E quindi sì, lui mi ha fatto tutte le chest, tutto quanto, quindi io non so cosa c'è nelle ceste, ma so che dietro al vulcano ce n'è una. Quindi oggi andremo a faremo tante cose in due video. Ecco, Baby Yoda. Dai, canta con me. Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Bravo, bravo. Ok, allora. Ora vi presento il mio mega Baby Yoda fatto da me. Siete pronti? Sì, però non fare così telefono, che sennò bestemmio. Aspettate un attimo. No. Ok. Oh, eccolo, eh? Tutto, mamma mia, che carino. Ora ci abbiamo. Oh, Gesù! Quello è Ritachi, che sta parlando con gli altri, perché sono in video lezione aperta e quindi, come sapete... Aiuto! Ok, ve l'ho detto che non è il momento più opportuno. Ecco, continuano a parlare nel frattempo. Dovrei uscire! Ok, li ho mandati a cagare, ma non è vero lì. Che bello stare seduti sul letto. Oh, ok, benvenuti nella serie di Baby Yoda che durerà due video. Che fine... Eccolo! Vai, cantiamo insieme. Baby Ok, qui sopra abbiamo tutta la testa, questo non ve lo dovrei far vedere perché è molto macabro. Baby Yoda, puoi uscire se vuoi. Oh, ecco i secchi. La cosa di oggi sarà andare a prendere l'acqua e spegnere il vulcano, perché mi ha distrutto il coso. Comunque, quella è la mia cosa, coltivazione, cultivation. Là sopra c'è una cesta messa da lui. E niente, allora questa serie non so perché la sto facendo, forse perché c'è Baby Yoda di mezzo, me la sono inventata al momento questa, quindi ragazzi se vedete che faccio qualche mincasata che faccio... Ah, ho l'inventario pieno, oh mannaggia. E niente, se vedete che faccio qualche mincasata... Lo sapete che me lo sto facendo tutto al momento, capito? È tipo una cosa che... Tu ti chiedi, poi dopo aver registrato ti chiedi perché l'ho fatto? Che me l'ha detto di fare? Scusa, cioè, boh. Comunque YouTube mi sta aiutando a non dire più le parolacce. Beh, almeno non prendo mazzate dai miei... Mazzate no, Forse sto scherzando, almeno non mi sgridano ogni 5 secondi, non è possibile. Beh, allora... Ho chiesto al mio amico come si apre un profilo, cioè come si fa un canale Twitch. Quindi poi mi sentirete bestemmiare quando farò le... Ovviamente se io mi prendo Twitch non mica registrerò sempre. Ogni tanto, ma proprio ogni morte di papa, cioè. Io non sono uno che sta molto a fare le live, poi non ne so fare, quello è il fatto. Le avrei già fatte su YouTube se fosse, cioè... Però non so farle, ecco. Altri dicono, però devi diventare più famoso per fare le live, cioè, che siete? Quindi io, beh, dai, ci voglio provare. Farò soltanto una live, sempre se ci riuscirò. Una live di Minecraft, oppure giocherò, farò tre giochi in una live. Ma cosa è diventato ghiaccio? No, vabbè. La lava qui accanto poi. Vabbè. Oh, è la Madonna! Ma tutto quanto così?
Poi così. No. No. Ok. Allora, c'è mia madre pure che parla, si è messa con la donna santa. Ok. Allora, adesso dovremmo scendere giù in teoria. Il ghiaccio si è fermato. Oh, adesso abbiamo un vulcano di acqua. Il fatto è che l'acqua si espande più velocemente. Quindi la dovremmo togliere l'acqua. Veniamo accompagnati da una musica. Buongiorno. Oh raga, i peperoni rossi, raga, i peperoni rossi, mamma mia. Ok. Non so se lo state sentendo, in sottofondo. Sì, sì, c'era l'arrotino. Di nuovo ancora. C'è l'arrotino fuori casa, sì, ragazzi. Ho capito che c'è la basura, ma che me ne frega a me! Signora! E vaffan! Oh, se ne sta andando! Oh, miracolo! Mistero della fede! Io so soltanto che in questo posto ci sono dei diamanti. Ecco, questa è l'unica cosa che so. Oh, che bello! Nelle vecchie versioni, prima, mi ricordo... Che se tu buttavi la... aspetta, se tu facevi le palle di neve... Le palle di neve diventavano tipo... Poi a terra... Arrivavano a terra e diventavano... Come che si dice? Neve normale. Ok. Io nel frattempo sto ascoltando la musica da parte di mia sorella. Per chi lo vuole sapere, ascolta musica coreana. Per chi vuole, cioè, per chi adesso in questo momento sta dicendo cinesi, non sono cinesi, sono coreani. Cioè, pure voi. Dai! È come dire che noi, che i cantanti italiani sono americani. Non ha senso. Cioè, la Cina è da una parte, la Corea è dall'altra. Wow! Come gli anime giapponesi che certe persone per bestemmiarli li chiamano cartoni animati cinesi. Dio mio, quelli non li sopporto. Perché devi chiamare cartoni animati cinesi? Fatti i tuoi e goditi la vita per i tuoi. Cioè, in questo momento ho bestemmiato come Satana comanda, ma voi non ve ne siete accorti. Perché io ho trovato la stanza segreta del diamante. Stavo coprendo il microfono. Ok, la stanza segreta dei diamanti. Ecco, come faccio dentro? Ecco. Ti pareva. Non penso che sia questa la stanza segreta. Oh, fuck you, bitch. Ecco. Mio amico nel frattempo che mi manda messaggi. Ok, allora io ho resistenza al fuoco. Ottimo. Mi sono intrappolato dentro come un deficiente. Ancora un'altra mela arriverà. E resisteremo ancora un'altra estate senza guai. Che cacchio sto dicendo? Vabbè. Questo è il nostro vulcano. Sì, ragazzi. So parlare benissimo l'italiana, sì. Forse è un po' il barese che mi ha rotto un po' il parlare. Ma è il barese bello. Vabbè. Allora. Cari ragazzuoli. Allora, in sottofondo la musica, come sempre, l'arrotino che prima è venuto. Ah, scrivete nei commenti tutte le cose che avete sentito di sottofondo. E la mia prof di musica mi metterà 10.
Non so, raga, no, non chiedetemi niente. Ok, adesso dobbiamo andare. Allora, nel prossimo video andremo a prendere, nel prossimo episodio, saranno due episodi, poi questo Baby Yoda, vedrete le foto soltanto su Instagram. Lì sopra andremo a prendere la cesta degli ori. Qua dentro poi li scaveremo. E adesso andiamo a prendere gli altri ori. Allora, questo Baby Yoda, se volete vederlo, basta seguirmi su Instagram o da KTV, mamma mia, seguitemi. Perché iscrivetevi anche a questo canale, cioè seguitemi, però quando mi dovete seguire lasciate, cioè mandatemi un messaggio, tipo sono un tuo fan, salti i commenti. Così io vi posso accettare. Wow. Wow. No. Tanta roba questa. Ok. Allora, in teoria quelle devono essere uova di Baby Yoda. Oh, guardate che bello qua. Questo ha costruito il mio amico. Come vi ho detto, le casse le ha messe. Guardate Baby Yoda quanto è enorme. La meraviglia, come lo... Io ci ho messo tipo un'ora per costruirlo, perché dovevo seguire la foto, era... E adesso, per questa cosa, vabbè, ogni tanto farò qualche foto, forse vedrete questo Baby Yoda per l'estate, per chi mi vuole seguire, perché in estate qua farò dei set con Baby Yoda davanti, dove farò il set dell'estate, il set dell'inverno, il set dell'autunno. Ad Halloween lo vedrete con le... No, un giorno metterò tante di qua. Ma cos'è che cos'è? Questa non me la ricordo. Ma è una tomba? Allora, raga, io non so niente di dove stanno le ceste, ecco, ve l'ho detto. Quindi, io scavo un po'. Vabbè, però, dai! Ma dai! Ma cos'è? Ma sono fortissimo! Gesù! No, vabbè, copriamo. Così almeno la tomba, almeno il morto rimane lì e non rompe. Ma dai, ma sono potentissimo oggi. Ma Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Ecco, guarda, che bravo il mio Baby Yoda. Allora, per far accoppiare i due Baby Yoda e per far nascere un piccolo Baby Yoda, se esistono i piccoli Baby Yoda, sì, un uovo di mucca, perché sì. Ma che capo era? Madonna santa. Che c'era? No! Si è buggato Baby Yoda! Baby Yoda! Guardate che bello il mio Baby Yoda. Ok, allora, prendiamo... Ovviamente, come vi ho detto, durerà due episodi. Quindi, ora prendiamo qua. Scaviamo qua perché... la madonna! Ma cos'è? Ma si sbaglia.